Adesso ci occupiamo invece di un argomento che riguarda davvero tutti gli italiani, la app Immuni. Infatti in questi giorni si è parlato molto di app che possano aiutare a far ripartire l'Italia nella cosiddetta fase 2 e il governo ha scelto l'azienda che gestirà questa app utile al tracciamento dei movimenti nella fase 2 dopo il lockdown. È un'azienda milanese, la Bending Spoons, scelta tra oltre 300 aziende che hanno risposto alla chiamata del governo e che svilupperà l'app Immuni che servirà a monitorare i contagiati da Covid-19. Su questa app però si sa ancora poco. Per aiutarci a capire come funzionerà e quali rischi per la privacy ci sono, perché si parla anche di questo, abbiamo in collegamento telefonico l'avvocato Andrea Lisi, che è presidente di Anorc Professioni, specializzato in diritto dell'informatica. Allora, avvocato, intanto che cosa si sa di certo su questa app? Nell'ordinanza sottoscritta dal commissario straordinario Arcuri troviamo pochissime risposte in merito a questa soluzione. Una soluzione che sappiamo sarà basata sul Bluetooth, sulla tecnologia Bluetooth, quindi sarà un tracciamento di prossimità che ci riguarda. E ci è stato detto, perché era proprio una delle ragioni indispensabili della scelta, che i nostri dati saranno anonimizzati e che l'app sarà basata sul consenso volontario di chi la vorrà utilizzare. Anche se in qualche modo, da quello che abbiamo letto, sarà un consenso, lo dico tra virgolette, storto, perché soltanto coloro che avranno la disponibilità di quest'app, quindi se la scaricheranno, ci lavoreranno, perché di fatto si tratta di sviluppare dei veri e propri diari clinici digitali, e soltanto coloro quindi che avranno la disponibilità di quest'app potranno liberamente circolare senza utilizzare l'autodichiarazione cartacea, che è stata un po' ridicolizzata in tutti questi giorni, anche perché è stata cambiata tante volte nei suoi contenuti. Purtroppo nell'ordinanza si sa soltanto che si procederà alla stipula di un contratto di appalto con questa società che non ha neanche questa Bending Spoon SPA, che non ha neanche un'expertise particolare, si occupa di applicativi di giochi, anche se molto conosciuta, e quindi effettivamente si è un po' sconcertati ad oggi, almeno io che sono un esperto di protezione dati personali, perché non conosciamo come si effettuerà questa anonimizzazione promessa. Da una parte c'era la promessa dell'anonimizzazione, dall'altra la volontarietà nell'utilizzo della stessa applicazione, ma l'anonimizzazione effettivamente non sappiamo come sarà garantita, perché è difficilissimo essere anonimi, anche se importantissimo in questo caso, perché si viene tracciati e mappati su dati personali sensibilissimi come quelli sanitari, però poi si utilizza spesso il termine ID. ID significa invece identificativo, quindi probabilmente per noi esperti della materia, più che parlare di anonimizzazione, in questi casi forse si parlerà di pseudonimizzazione, cioè di dati che vengono anonimizzati da una parte, però non in maniera assoluta, cioè ci sarà sempre qualcuno che potrebbe in qualche modo associarli poi all'identità delle persone. Voglio chiedere all'avvocato chi custodirà comunque questi dati, che sono dati ultrasensibili, visto che riguardano in particolare in questo caso la nostra salute, chi li custodirà questi dati? Si è parlato, però ripeto, sono dichiarazioni, dall'ordinanza non si legge nulla, di un server ministeriale che custodirà molte di queste informazioni. E qui, quando c'è una centralizzazione, per noi giuristi della materia si ha sempre una certa paura per le problematiche di sicurezza informatica. Abbiamo visto quello che è successo al sito dell'INPS, figuriamoci un server centralizzato che contiene dati di questa natura, quali rischi, no, può avere, può comportare. Insomma, bisogna dire che questa scelta governativa, che è stata dettata proprio per aiutarci a passare, no, in questa agognata fase 2, relativa al coronavirus, quella quindi che dovrebbe in qualche modo sbloccare lo stato di fermo, insomma il lockdown come viene chiamato, è, devo dire, un po' sofferta, almeno dal punto di vista proprio di quelle che sono le ragioni di una scelta di questo tipo che non conosciamo, perché anche sul sito del Ministero, della Ministra Pisano, che ha effettuato questo bando per selezionare
utilizzare queste app, non si sa perché è stata scelta questa soluzione rispetto ad un'altra. Non sappiamo neanche se addirittura la soluzione sarà regalata al governo italiano con un codice sorgente, cioè con tutti gli ingredienti per poter essere utilizzata dal governo pienamente, quindi nella piena disponibilità del governo, perché poi dietro c'è un contratto di appalto e di licenza d'uso. E quindi questo non ci rende proprio tranquillissimi sulle ragioni di questa scelta e sulla disponibilità effettiva, no, da parte del governo, di quest'app, e quindi il pieno controllo anche per la sicurezza informatica della stessa. E allora abbiamo capito che sta a noi italiani decidere se far funzionare questa app scaricandola sui nostri smartphone, ma forse, come diceva lei, avremo bisogno di qualche informazione in più per dare un consenso libero e informato. Ma di cosa ha bisogno questa app per funzionare ed essere efficace? Da quello che ci è stato detto, per poter funzionare questa app, che è un'app appunto che non serve per in qualche modo mappare tutti gli spostamenti e per quindi verificare se il lockdown, come in Cina è successo, che il lockdown sia in qualche modo garantito, che tutti quindi siano a casa, insomma, non si muovano. Qui invece serve per favorire il lockdown. Infatti si tratta di un'app che verifica di tracciamento, di prossimità e cerca soprattutto di capire se noi siamo stati a contatto con soggetti positivi. Ma per poter funzionare, appunto, c'è bisogno da una parte che ci siano dei tamponi diffusi, e cioè che tutti sappiamo realmente qual è il nostro stato di salute, e da oggi ad oggi in Italia questa mappatura non viene garantita su tutto il territorio nazionale. Anche i tamponi non sono stati sufficienti, quindi sappiamo che pochi sanno realmente se hanno contratto il virus oppure no. E dall'altra parte poi, altra cosa che mi rende un po' dubbioso sull'effettiva utilità di quest'app, che invece ha dei rischi privacy, un impatto privacy fortissimo, è sulla diffusione della stessa. Perché per poter, ce lo dicono gli esperti, per poter essere utile, la devono scaricare e utilizzare in maniera consapevole, cioè operando all'interno dell'app, specificando il proprio stato clinico, no? il proprio stato di salute, addirittura più del 60% degli italiani, cioè numeri da Facebook. Su Facebook ne abbiamo così tante persone. Insomma, io spero che il governo italiano ci regali qualcosa di utile. Perché se non è utile, sembra più che un regalo ai cittadini italiani, un regalo invece alle grandi società. Perché dietro questa società, che pure non è piccola, la Binding Spoon è una società importante, anche se si occupa di altro, poi ci sono naturalmente i legami inevitabili, perché queste applicazioni, queste app hanno bisogno poi di correlarsi con tecnologie Bluetooth messe a disposizione dei grandi player, Google, Apple, che in qualche modo già ci geolocalizzano in maniera diffusa, già siamo in qualche modo resi trasparenti nei nostri movimenti, anche in tante nostre emozioni, in tanti nostri post verso dei player di natura internazionale, che non sono neanche sul territorio italiano, e pensare che addirittura dobbiamo regalare in qualche modo attraverso questi applicativi, di fatto obbligatori, o quantomeno con un consenso, no, che viene quantomeno motivato in maniera forte dal governo italiano per poterci consentire di camminare liberamente, beh, in questo caso il rischio è che ci sia una cessione incontrollata di ulteriori dati sempre verso questi soliti noti. Ecco, questo a me non rende proprio tranquillissimo. Benissimo, vedremo come si svilupperà questa situazione della app Immuni che interessa davvero tutti, ma è che a quanto ho capito, se la maggior parte delle persone non la metterà in funzione, sarà quasi inutile. Io ringrazio l'avvocato Andrea Lisi e andiamo a chiudere questo appuntamento, speciale dedicato ancora una volta al Covid-19. Io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e appuntamento alla prossima.